Questo genere di video nuovo c'è gravemente sul sito del vostro portafoglio. Collezionisti, eccoci qua finalmente sul canale con un altro video dedicato alla raccolta score. Perché ho visto veramente tantissimo supporto nell'ultimo video in cui abbiamo spaccato un box retail. E oggi per vostra gioia faremo l'unboxing completo di un fat box da ben 12 bustine di cui 30 cards per pacchetto. Signori, non so se ricorderete, ma io, regà, nello scorso video nel box retail avevo trovato un bel autografino. Sicuramente, regà, non ve lo siete persi e se ve lo siete persi andate subito a recuperarlo, ma siamo riusciti a trovare l'autografo di Scalvini numerato su 99. E io ve lo dico, regà, sono tutto matto perché oggi voglio fare la doppietta e trovare un altro autografo. O perlomeno una one of one che ancora non sono riuscito mai a trovare in nessun pacchetto. Mi accontenterei sinceramente della one of one tipo di chiunque, anche Kalulu. Non so se vedete, ma qui sul retro ho un altro box retail della Score, quindi vi chiedo di sfondare il fucking tasto like e soprattutto commentare se volete vedere questo box pacchettato ancora una volta su questo canale. E come ben sapete, regà, questo è un canale di matti collezionismo. Io sinceramente non voglio perdermi ancora in chiacchiere, quindi concentriamoci con il box Score 2324 in versione Fat Box. Vamonos! Collezionisti, eccoci qua pronti per spacchettare questo bellissimo box Score in versione Fat, con all'interno, come detto, 12 pacchetti, di cui 30 cards per pacchetto. Regà, premetto che se trovassi un autografo o addirittura una one of one di qualche leggenda tipo Ibrahimovic, vi giuro che farei un disastro clamoroso, spacco tutto lo studio. Poi sicuro non troverò niente come al solito, anche se nell'ultimo video sono riuscito a trovare Giorgione Scalvini. E già questo per me era tantissimo perché non mi aspettavo nulla da quel video. Però comunque sono riuscito a trovarlo e un autografo l'abbiamo messo in banca. Mi metto, regà, nell'angolo il buon Giorgione Scalvini, magari porta bene, io andrei a spacchettarmi questo box, se riusciamo. 12 seconds later. Regà, la realtà dei fatti è che ho dovuto usare i denti perché non riuscivo a scalfire questa pellicola che è strettissima tra l'altro. Quindi ora cominciamo a scartare il box e andiamo subito a vedere i pacchetti. Guardateli qua quanto sono fucking belli, belli belli tozzi. E tiriamo fuori ogni singolo pacchetto. Signori, e cominciamo subito con il primo pacchetto per cercare parallele e autografi. Vediamo. Cominciamo con Matteo Ritighi della nostra nazionale e del Genoa, Bairami, Ndoye, poi abbiamo Ficaio Tomori, Pafundi che lo gioca a Losanna, Mkhitaryan, Ilic in versione parallela non numerata, poi abbiamo Caviglia, Giroud del Milan, Schurz, poi passiamo a Hain, poi abbiamo Gagliardini, Arkadiusz Milik, Zambo Anguissa, passiamo al portiere Keepers, l'inserto di Terracciano, quindi gli inserti sono sicuramente disposti in maniera diversa all'interno di questi Fat Pack, poi abbiamo la Dybala in versione Score Team molto bella, Theo Hernandez, Sommer, poi abbiamo Samarzic, passiamo poi a Posh, Alex Meret, regà, dobbiamo andare rapidi perché sono ben 30 pacchetti, Carlson non numerato, vedete, sono disposti in maniera molto molto random gli inserti e le card non numerate, Sule, Kristovic, Monti, Pomikic, Savic, Charles de Cateler e Krunic. Primo pacchetto, a parte le due parallele non numerate, questi sono gli inserti che ci sono usciti fuori, Terracciano e Paulino Dybala. Secondo pacchetto di queste magnifiche Score, vi ricordo di lasciare like se volete vedere anche un altro retail box pacchettato sul canale. E partiamo con Mike Maignan, Lukman dell'Atalanta, Çalhanoğlu, poi Nathan del Napoli, Ciruzzo Immobile, Pagano versione Rookie Shield, poi abbiamo Cabala non numerata di Gianluca Cabrari, Zirkzee, poi abbiamo Reinders del Milan, Toivonen, Aslani dell'Inter, Raspadori, Filip Kostić della Juventus, poi abbiamo la Score Team di Giorgione Scalvini, mettiamolo qui, poi abbiamo la Hot Rookies di Gaetano Oristano in prestito dall'Inter al Cagliari, Edoardo Bove della Roma, Nico Gonzalez, poi abbiamo Nicolò Rovella, Dragusin, passiamo poi a Theo Hernandez, Jan Sommer ancora, Samarzic ancora, Federico Chiesa non numerato è pur sempre interessante, Ochoa della Salernitana, Danilo, ragazzi, poi sono tutte tutte basi. Signori, siamo al terzo pacchetto, quindi ne mancano poi ben 9 di pacchetti dopo questo. Ancora tra l'altro 0 numerate, quindi chissà che questo sia il primo pacchetto con la numerata, le probabilità sono molto molto alte, comunque Colombo, poi abbiamo ancora Scalvini che abbiamo trovato in tutte le salse a sto giro, Provedel, Olisagno verso le base, Mazzitelli, Victor Osimhen, Szczęsny della Juve, Romelu Bigrom Lukaku, Banda delle... Oh, eccolo! Regà, ho visto la parallela numerata, penso sia al contrario. Vediamo chi... Oddio, regà, vedo Milan... Oh, buona, su 15 non è per nulla male, quindi not bad... Il 33, chi è? Ah, che schifo, raga, Krunic. Il Milan l'ha mandato in prestito, poi gli ritorna pure indietro. Penso tranquillamente che questa sia la card peggiore del Milan che poteva uscirmi. Poi abbiamo anche Vignato Hot Rookies, la Pure Class di Ficaio Tomori, Gleison Bremer, poi abbiamo Mancini della Roma, Biraghi della Fiorentina, Isaksen, passiamo a Frendrup, poi abbiamo Malik Ciao, la versione non numerata di Lovato Parallelo, e poi abbiamo, raga, tutte carte basi, tra cui Kvaratskhelia. Regà, vi giuro che con Krunic non potevamo partire con una parallela peggiore. Numerata su 15, dico, ok, però pur sempre Krunic. Ho dovuto spostare tutte le cards che c'erano qui perché erano veramente un gran bel malloppo e mi stavano dando fastidio. Quindi andiamo oltre con le prossimi pacchetti.
Lorenzo Colombo, Scalvini, poi abbiamo Dumfries, vabbè raga, andiamo un po' rapidi, andiamo direttamente alla non numerata. In questo caso è il rookie Nicolussi Caviglia, poi abbiamo Skrulls del Torino, Handel Verona, Macagliardini del Monza, Milik della Juventus, Zambanguissa del Napoli, Provedel, oddio ancora numerata. Numerata della Lazio mi sembra di aver visto su 50 perché è blu, sì, vediamo ancora raga, ma come ancora Guendouzi numerato? Avevo già trovato il numerato su 25 e ora lo troviamo numerato su 50, questa stanno regalando di Guendouzi, mi stanno uscendo di tutti i colori. Poi abbiamo la Pure Class di Pessina, niente niente male. La Breakthrough di Christian Pulisic, poi abbiamo il Silvestri, Christiansen, Pessina versione normalissima, Bradaric, poi abbiamo Vlaovic in versione base, Belottone che lo gioca alla Fiorentina, Cancellieri, Kvaratskhelia che ho già trovato e ritrovato, e raga, tutte card basi. Seconda numerata finalmente c'è uscita e io penso che non ci uscirà l'autografo sto giro, non so, dovrebbero ancora uscire a meno, mi pare, due numerate, però secondo me l'autografo non ci uscirà. Partiamo con Piotr Zielinski, Kamada della Lazio, Cabral, poi abbiamo Calabrone, capitano del Milan, Bonaventura, Doig del Verona, Miretti, versione parallelo non numerato, Luperto, Badei, poi abbiamo Mulattieri, Orsolini, vediamo, poi Okafor, Bicol, passiamo poi a Bastoni, Bastox dell'Inter, poi abbiamo la versione Breakthrough di Iring Junior della Juventus, ancora Breakthrough, ancora della Juve, in questo caso abbiamo il buon Cambiaso, quindi due Breakthrough della Juve. Di Marco dell'Inter della nostra nazionale, Wallace, poi Abisher, Rachmani, vediamo se dovrebbe esserci un'altra non numerata, Rabiot, Lorenzo Lollo, Pellegrini, capitano della Roma non numerato, e abbiamo una serie di card basi. Signori, non siamo ancora arrivati neanche a metà spacchettamento, ci mancano ancora 7 pacchetti se non ricordo male. Mandragola della Fiorentina, Torsby, poi abbiamo Consigli, Ferguson del Bologna, Rafa Leao che vorrei trovarlo numerato, Luca, Lautaro Martinez anche lui vorrei trovarlo numerato, Leandro Paredes non numerato, Leonardo Spinazzola, Cataldi, Caprile, poi Motturati, Koulibaly, Deron e poi abbiamo una... signori la numerata, ancora Lazio, vediamo, su 50 così come Guendouzi. Chi è? Ma non è, raga, non è vero, raga, non è vero, anche le carte cadono. Ancora numerato su 50 Guendouzi, non ci credo, signori. Terzo Guendouzi che trovo in totale, di cui due numerate su 50, la 41 e la numero 9, raga, assurdo. Poi abbiamo la versione Keepers di Rui Patricio, la Scortini di Zaccagni, poi abbiamo Posch, Meret, Domenico Berardi, Bremer, Mancini, vabbè, raga, tutte card basi. Raga, ditemi voi quanta sfiga posso avere per trovare queste numerate qui, di cui doppia Guendouzi su 50 nello stesso Fat Box. Mamma mia, Panini, mi fai letteralmente impazzire con quando fai queste cose. Mi fai impazzire. Mukombo del Cagliari, poi un Mike Magnan. Andiamo direttamente alla card rara, che partiamo da qua. Candreva della Sanitana non numerato, Cataldi, Caprile, poi abbiamo Turati, portiere Frosinone, Koulibaly, Deron, poi abbiamo Pulisic, l'americano, Ilic, passiamo poi alla versione Kibre di Mikoj Savic, Skortim di Dia, passiamo poi a Cancellieri, Petagna, Elmas, passiamo dopo a Pina Monti, Pina Mounts, McKennie, El Shaarawy, la non numerata di Barella, che comunque rimane interessantissima, e poi abbiamo una serie di card basi. Vediamo cosa potrebbe uscirci ora, dai, ci mancano 5 pacchetti per terminare questo Fat Box. In teoria dovrebbe uscirci ancora una numerata, andiamo subito alla base come prima. Parallela non numerata di Romagnoli, Politano, il Kenan Yildiz che vorrei trovarlo in versione numerata, Dybala, Zaccagni, Cambiaghi, Chedira del Frosinone, Boaledia, poi la versione Pure Class di Montipò, niente niente male, la versione Breakthrough di Nicola Kristovic del Lecce, Cristante, Marin, regà, Guendouzi non voglio neanche più vederlo, poi abbiamo la non numerata di Jacopo Fazzini e poi abbiamo regalato una serie di card basi. Signori, meno 4 pacchetti e ci manca ancora una numerata ad uscire, vediamo che sia questo il pacchetto fortunato. Come sempre andiamo direttamente alla card rara, che poi troppo rara comunque non è, comunque è più speciale delle altre, Duda, Yildiz, Paulino Dybala, Zaccagni, Cambiaghi, Chedira, poi un Boaledia e poi abbiamo la versione Pure Class di Olivier Giroud. Bell'inserto perché è bello, però non è nemmeno numerato. Poi abbiamo, raga, veramente, io Guendouzi non lo sopporto più, l'ho trovato in tutte le forme e perlomeno non è numerato. Poi abbiamo Bartesaghi, Pavard dell'Inter, Lovric dell'Udinese, Zappa, passiamo all'Instrom, poi abbiamo Laurienté, Locatelli, la versione non numerata di Gregorio Parallelo e poi abbiamo una serie di card basi. Terz'ultimo pacchetto di giornata, vediamo.
vediamo cosa dovrebbe uscirci adesso se ci esce la numerata. Come sempre andiamo direttamente alla card parallela non numerata, che in questo caso è il buon Harrawi. Poi andiamo anche in questo caso direttamente agli inserti, perché troviamo Frattesi Breakthrough, così come Kamada in versione Breakthrough, molto interessante. Adrien Rabiot, andiamo direttamente alla card non numerata, che è Ruben Loftus-Cheek. Poi come sempre varie card basi. Regà, penultimo pacchetto per trovare quel famoso autografo, ma soprattutto la parallela che ci manca, perché una dovrebbe ancora uscirci. E sembra, regà, essere qui perché vedo arancio. E partiamo con Luis Alberto, regà, andiamo direttamente alla fine, perché abbiamo Cristiano Biraghi numerato su 25 della Fiorentina, il capitano, quindi ok. Con le numerate quest'anno ci sta andando veramente male, neanche un vero top player, e non ditemi che Guendouzi è un top player perché non lo è. Poi abbiamo la Hot Rookies di Giovanni Fabiani, interessantissimo. Poi abbiamo Silvestri, Christiansen, Pessina, andiamo direttamente alla non numerata che è Barrenxea, ok, interessante. E poi una serie di card basi. Signori, siamo giunti all'ultimo pacchetto, vediamo di trovare qualcosa di buono come inserto, anche perché non dovrebbe uscirci più nulla. Regà, sto Fatbox devo dirvi che è andato veramente veramente male. Intanto abbiamo la versione non numerata di Caputo. Passiamo poi a, vediamo, la Hot Rookies di Suzov dell'Hellas Verona, la Pure Class di Ciruzzo Immobile. Regà, sentite anche dalla mia voce quanto sono deluso da questo box, veramente male male male. Poi ho Casale non numerato e una serie di card basi. Io, regà, vi chiedo per favore sfondate il tasto like per vedere questo box pacchettato sul canale, perché vorrei trovare qualcosa di molto più interessante, perché oltre a Scalvini voglio trovare qualcosa di veramente buono. Queste, regà, sono le quattro numerate che mi sono uscite oggi, di cui tre diverse e due numerate anche uguali. Neanche una è numerata su 10 e una su 50, tutte e due su 50 sti Guendouzi. Fa ridere così, ma la migliore che abbiamo trovato probabilmente è Krunic. E regà, con queste quattro numerate di due giocatori della Lazio che sono sempre Guendouzi, uno della Fiorentina e uno del Milan, vi ricordo, iscrivetevi al canale, sfondate il tasto like se volete vedere soprattutto questo box. E detto questo, vi aspetto al prossimo video!